Bentrovati amici telespettatori, ho deciso di fare questo messaggio perché la situazione per noi, come è già stato detto nei giorni scorsi da Fabio Regalino, è diventata sempre più critica. Ci spegneranno il canale 14 e voi sapete bene che per 45 anni noi abbiamo fatto il nostro dovere e il nostro lavoro sempre con impegno, con serietà e a disposizione sempre dei cittadini. Una situazione inaccettabile, una situazione che ci mette di fronte ad un sistema che non tiene conto di quella che è la storia delle televisioni e in particolar modo della nostra prima televisione in Calabria, e noi vogliamo lanciare questo messaggio perché siamo certi che voi telespettatori, che ci avete sempre seguito con attenzione e con grande voglia di ascoltare quello che noi facevamo, ecco, vi ritroverete ad attendere che ci diano un altro canale. È questione di canale, no, è questione di una mancanza di rispetto per chi lavora da 45 anni. Noi abbiamo 35 dipendenti e in questo momento le 35 famiglie dei nostri dipendenti saranno in crisi. È giusto che succeda questo? È giusto che non ci sia attenzione e rispetto di situazioni in cui noi, secondo loro, abbiamo ritardato di una settimana per pagare quello che era il canone? Noi nel rinnovo avevamo un'altra data e abbiamo seguito quella data. Continueremo a difendere il canale 14, continueremo a difendere la nostra emittente, continueremo a difendere i posti di lavoro. Non la daremo vinta a nessuno, perché tanto siamo certi che voi, i nostri telespettatori, sarete tutti dalla nostra parte. Grazie.